Buonasera cari amici, sono colgo l'occasione questa sera per presentarvi una penna vintage, una penna a cui ci tengo particolarmente. E questa penna è una penna di marchio spagnolo, che mi è stata regalata quando ho compiuto 20 anni. Teniate presente che io adesso ne ho compiuti 44, quindi sono passati 24 anni. E questa penna è una penna di un marchio, mi è stato regalato da un parente stretto, da mia nonna, che sfortunatamente non c'è più, però è sempre nel mio cuore e nei miei pensieri. E so che in un modo o nell'altro mi è sempre vicina e mi guarda dall'alto. Le auguro solo che dove stia in pace e in serenità. È una penna, di un marchio che qui da noi è poco conosciuto, ma che in penisola iberica è famoso. Forse pochi marchi ancora esistenti di penne stilografiche nella penisola iberica. È un marchio spagnolo, si chiama Inox Chrome, e mia nonna era una penna che veniva con questa scatola in plastica con scritto ovviamente Made in Spain. Inox Chrome è un marchio spagnolo ubicato nella regione di Catalogna, più in particolare a Barcellona, e come vedete l'acquisto è del 14 dicembre 1996, quindi sono passati più di 24 anni. E questa era composta all'epoca, c'è cioè un non roller e la penna stilografica. Io roller l'ho dato a mio figlio che ha compiuto 12 anni e lui ancora si trova molto bene con quel tipo di penna. Però tutte e due le penne sono un blu metallizzato, un blu scuro metallizzato, molto bello, questo metallizzato. È una penna tutta in metallo perché l'Inox Chrome di tradizione fa penne in metallo. Il design che è una penna molto fine degli anni 90, un classico anni 90, col suo logo. Penna massiccia con un suo peso molto solida, materiali abbastanza vari, forse ancora l'Inox Chrome di una volta, perché se andate a catalogo al sito, è un marchio che è nato nel 46 dopo la seconda guerra mondiale ed è tuttora attivo, adesso è in forma di gestione cooperativa,
perché ha subito negli anni, penso già negli anni 2000, le famiglie che avevano, c'è stato uno scambio di proprietà, un cambio di proprietà e poi a sua volta c'è stata presa gestione in cooperativa, penso, non so se sono stati una parte dei dipendenti o altro, però questa comunque è ancora una Inox Chrome degli anni, non degli anni d'oro, però ancora gli anni, no, di, anni 90, prima la crisi. E, come ho detto, è tutta in metallo, cromato. Poi, confrontiamola, vediamo di confrontarla con una penna. Scusate, scusate che quando inizio a improvvisare, però non ho pensato a tutto quanto. E vediamo di confrontarla con la mia Star e vedrete dimensioni quanto è grassa una e quanto è sottile l'altra. I diametri sono più del doppio, però in lunghezza sono quasi sono a pari. Era sprovvista, era appena sprovvista di converter, quindi dopo tanti anni comunque sono riuscito a recuperare una vecchia cartuccia e riempirla, la riempio con la siringa senza alcun problema. Poi il penino è un penino F con la scritta Inox Chrome, con il logo Inox Chrome, Iridium, Iridium. Non è un panino piccolissimo, ha un alimentatore in plastica, però con un suo design, una sua abbastanza, devo dire che c'è continuità nell'alimentazione, poi abbastanza efficace. Poi con questa alla sezione, vedete, alla fine della sezione, col metallo cromato, quindi molto ben rifinita per il tipo di nuovamente l'Inox Chrome è di gamma bassa, medio bassa, quindi i prezzi d'ingresso molto bassi, però faceva, almeno lei, poi io parlo per questo, solo per questo, ma fa le penne non inferiori a una lami per esempio, perché sicuramente l'ho inchiostrata con questo Encre Bleu Parfumé de Lavande, un merbin profumato, un blu lavanda, come lo chiamano loro, Cognon France. Vediamo se c'è qualche ecco, la collezione che ho, io quasi sì, quasi tutta la collezione di questi profumati, mi stiamo parlando, ma è abbastanza discreto. Un blu, come vedete, piuttosto chiaro. Quindi vediamo se riesco a vedere come scrive questa penna. Vi ho detto un penino F. Iridium, Inox Chrome Iridium, con penino
F in acciaio. The art of writing with fountain pen. The quick brown fox jumps over the lazy dog. È abbastanza generosa nel flusso, lo dico subito, guardate. Un pianino, pianino F, ma che con un po' di flessione rifletto un pochettino e ti porta anche all'M. Potete vedere un F abbastanza maleabile come pianino. L'alimentazione continua, nulla da dire su questo. Mi piace molto questo blu scuro metallizzato. Voi forse metallizzato non lo vedete bene, però vale. Può essere calzato il cappuccio, ma non so quanto sia protetto all'interno con qualche elemento in plastica. Non credo. Gli spagnoli, ovviamente, qui questa finitura, manca per me una finitura, manca una protezione in plastica in questo, in questa, siamo un po' troppo affilato, sembra quasi una lama qua, quindi io non mi fido molto di questo cappuccio e quindi non preferisco non calzare più di tanto, perché non si sa mai di rovinare qua lo smalto, questo bel blu metallizzato, quindi una penna abbastanza compatta, ma con un bel flusso e un peso equilibrato, una penna anche equilibrata, un pennino di dimensioni medie, e come vi dico, scrive molto bene, quindi le nostre felicitazioni agli amici spagnoli di Inox Chrome per questo prodotto che dopo 24 anni scrive come se fosse una penna nuova, appena acquistata. È stata una delle mie prime penne, appena ai miei 20 anni, e come vi ho detto, ho buonissimi ricordi e quando la uso penso sempre a una persona cara, di famiglia, che era mia nonna. Ecco, facciamo qualche otto, vedete che una fluidità che oggi come oggi spesso per un pianino fine e rigido come questi spesso si trova solo piuttosto si può trovare nei marchi giapponesi già noti, e in Oxcom, soprattutto in quegli anni, gli anni 90, su confrontando a marchi giapponesi, a italiani, a altro, anche se non sempre la finitura, non sempre, come ho detto qui, forse l'unico punto un po' a desiderare è questa, è il cappuccio, alla fine qua della, se uno vuole calzare, però chiude molto bene, sentite che clicca. Ovviamente il design avevano copiato, sono spagnoli, tendono spesso a copiare forse qualche penna dell'epoca, può essere una Magellano, forse cercare il design di una Magellano,
un'Aurora Magellano, però ovviamente il prezzo, soprattutto all'epoca in pesetas, sicuramente era un prezzo molto molto concorrenziale. Che vi posso dire? Ecco, abbiamo fatto una piccola prova, come avete visto non c'è stato alcun skipping, non posso, è abbastanza è alimentata bene. Io questa penna l'ho lavata, l'ho stralavata, l'ho pulita in maniera maniacale per poterla presentare nel migliore dei modi al canale, insomma. Grazie ancora e vi auguro una buona serata. A presto.